Buon samurai a tutti, buon vaccino e tamponi. In questi giorni si parla tanto di Green Pass allargato, allungato, accorciato, eccetera. Pensavo, quelli che hanno a favore dei vaccini e quelli non a favore dei vaccini, come faremo a controllare? Come faremo? Manderemo i carabinieri con la siringa per fare il vaccino a casa, a domicilio? Cioè, ci sono delle cose veramente che fanno un po' ridere, ma lasciamo perdere. Puntata numero 13, 25 novembre. Oggi è una giornata importante, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ecco perché sono in maglioncino rosso. Noi siamo a favore delle donne, su questo non ci sono dubbi. Quindi lasceremo la parola a tal senso ai nostri colleghi, soprattutto i due mecenati, Lia Rocca e Luciano Rocca, con il nostro collega Maurizio Poli, che ci seguiranno nella loro trasmissione come la luna nel pozzo. Bene, andiamo subito. La frase del giorno: dove corri, vedrai la solita luna ovunque tu vada. Izumi Shikibu. È una scrittrice e poetessa giapponese del periodo Heian. Fu una delle 36 poetesse immortali e fu insieme a Murasaki, Shikibu e a Kasume Emon alla corte di Giotto Mogi. È ricordata come una delle più grandi poetesse dei suoi tempi. Ma adesso diamo subito un caloroso benvenuto in studio al maestro Antonio Amorosi, Buonasera. presidente della commissione Jiu-Jitsu della FILCA. Giusto? Buonasera Spartaco, buonasera a tutti. Ma soprattutto, no, noi siamo orgogliosi di averti il nostro ospite. Ah, Oggi grazie è la davvero. famosa puntata, l'ultima puntata del mese, che la dedichiamo al Jiu-Jitsu. Non so il perché la dedichiamo al Jiu-Jitsu, Boh, ma non lo so, forse ecco, perché lo facciamo. anche per quello. Allora, diciamo che prima di entrare nel merito del Jiu-Jitsu, che sarà un po' la nostra ciliegina sulla trasmissione, vediamo di parlare un attimo di questa commissione, giusto? Premesso che abbiamo la signora del judo nazionale, la laurea diploma nel judo, Sì. insomma, dobbiamo dare a Cesare qualche di Cesare. Oggi è la giornata delle donne, quindi la diploma Spicca, spicca. spicca. Allora, la commissione. Componenti: Mario Dell'Aquila, Sì. Sandro Ponzio, Dario Quenza, Luigi Sabatino, referenti UDG Stefania Bavoso, referente agonismo Carlo Cariola, Sì. Sì. referente tecnico Giuliano Spadoni, referente organizzativo ancora non No. nominato. Cioè l'innominato, cos'è? Cos'è? Il promessi sposi? È Esatto, il promosi ci siamo sposi. fermati su quel ramo del lago di Como, Perfetto, beh, molto che bene. volge a mezzogiorno. E Esattamente. lì ci siamo fermati, adesso prenderemo un attimo fiato. No, Bene. se posso spiegare molto Sì, velocemente la certo. ratio, è una commissione allargata rispetto al passato, che comprende i membri che già erano precedentemente nella commissione, Mario Dell'Aquila, Sandro Ponzio e me stesso. C'è anche Quenza. E Quenza è un, se vogliamo, un new entry, ma è un ritorno, nel senso che Dario Quenza è uno dei, penso, uno delle persone che già da più tempo hanno praticato e praticano Jiu-Jitsu, soprattutto metodo bianco in Italia. È uno dei pionieri, se vogliamo, insieme a Sandro Ponzio ed altri, dell'attività di Jiu-Jitsu. È stato presidente di un'associazione di Jiu-Jitsu molto importante, che è l'IJJ, l'ha guidata per tanti anni, quindi è una persona di grande esperienza, una persona che porta all'interno della commissione il valore aggiunto. E poi abbiamo Luigi Sabatino, che è una new entry a tutti i livelli, perché è giovane, è l'ex fiduciario, anzi è ancora oggi fiduciario regionale Jiu-Jitsu della Sicilia, persona molto in gamba, molto preparata, con idee molto chiare ed è pieno di entusiasmo perché è giovane, pieno di entusiasmo perché è appena arrivato e certamente vorrà fare buona figura. Perché una commissione allargata rispetto alla commissione precedente che era fatta di 3 membri? Avete seguito un po' i canoni del judo, della lotta e del Beh, sì, karate? posso, se mi consenti, forse
un po' siamo stati noi pionieri di questo discorso. Perché è giusto che la Commissione sia una Commissione politica, non può essere una Commissione tecnica. Cioè, è una Commissione tecnica, ma una gestione politica dalla parte tecnica. Quello che noi volevamo stabilire come principio era che una commissione si deve comporre da una parte di persone che operano tecnicamente nel campo e delle persone invece che dettano quelle che sono le linee politiche che la federazione ha e che quindi vengono traslate nel jiu-jitsu. Quindi abbiamo la federazione che ha un suo obiettivo politico, è quello che lo stabilisce il Consiglio federale, e lo stabilisce per tutte le discipline. Quindi dove vogliamo andare nel judo, dove vogliamo andare nel karate, dove vogliamo andare nella lotta, però anche dove vogliamo andare nel jiu-jitsu. Poi c'è anche l'aikido, il sumo, certo. Certo. Quindi che cosa vogliamo fare come federazione? Che strade vogliamo intraprendere? Questo Consiglio federale decide su questi argomenti. Li cala poi nell'ambito delle singole discipline, dove il Consiglio di settore e la Commissione nazionale, in questo caso del Jiu-Jitsu, declinano quelle che sono le politiche della federazione, le tramutano in direttive politiche gestionali specifiche della disciplina. E questo è uno dei compiti della Commissione nazionale. Diciamo che fermiamoci un attimo qui, perché mi hai parlato di politica. Sì, e allora, politica sportiva. Sì, d'accordo, ma certo, noi parliamo solo di politica sportiva, anche se sono in rosso. ma è logico, che sono in rosso, mi chiamo Spartaco e non Benito, quindi non ho alternative. No, a parte questo piccolo dettaglio, parliamo di politica sport, perché sì. È abbastanza importante che i nostri ascoltatori comprendano il concetto. Settimana scorsa, la trasmissione numero 12, abbiamo avuto Franco Ascani, uh-huh. E lui ci ha parlato che a questo punto della situazione creatasi tra la Vezzali, sì. Quindi segretario di Stato per quanto riguarda lo sport, tra il CONI e il trasporto e salute, è guerra su tutti i campi. E diceva giustamente sarebbe il caso di fare un tavolo allargato e venirne fuori prima o poi, certo. Perché è vero che la legge del nuovo sport entrerà in vigore nel 2023, però è a quattro passi. E proprio a questo tavolo, che io non ci credo che si farà mai, ho letto... Sarebbe meglio che si facesse. Tu ci credi? Diciamo che non sono così fiducioso che ciò avvenga nella maniera così veloce come si pensa e che venga così facilmente, però è necessario, perché il mondo dello sport ha bisogno, certo. Il discorso sarebbe lungo e magari sarebbe da sviluppare in una puntata a parte, però molto velocemente, il mondo dello sport ha bisogno di una governance che stabilisca con chiarezza e con ferrea determinazione quelle che sono le regole sportive che in questo paese devono essere osservate. E a tal senso, proprio in questi giorni, mi sono letto un pezzo che è uscito sul giornale in prima pagina. Uniti negli ori, divisi sui soldi. Giochi di potere nel nostro sport. In principio andava più o meno bene tutto. Adesso si litiga tra i capi del nostro sport le icone olimpiche prestate alla politica. Il duello in punta di fioretto tra Giovanni Malagò, numero uno del CONI, e Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, è finito in un combattimento alla sciabola. Si è mosso anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, salito in pedana per dare una stoccata vincente al numero uno del CONI. Sport e politica litigano da 2 anni abbondanti, da quando la riforma Giorgetti tolse autonomia al CONI istituendo Sport e Salute, società a cui vennero trasferiti cassa e dipendenti del CONI. Per rendere l'idea, al Comitato Olimpico rimase lo sport da gestire, ma addetti e soldi, da quel momento, li avrebbe dovuti chiedere in prestito. Non è male la situazione. Probabilmente è ancora peggio, nel senso che è vero che esistono questi tre... Che forse saranno quattro, perché tornerà anche CONI SPA.
Ecco, quello lì, quello speriamo che per il momento non ne abbiamo molto bisogno. Allora, il problema secondo me è da un punto di vista concettuale molto semplice. E ciascuno di questi personaggi, intendo come enti, no? Quindi CONI, in questo caso Presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo Sport, auspichiamo un Ministero dello Sport, che è una cosa un pochino più completa. No, ma difatti Maragò perché fa le bizze? Perché adesso, prima era contro il Ministero dello Sport, adesso vuole diventare Ministro, perché fra due anni... Ecco, queste poi sono cose che diciamo volano un po' sopra, no, le nostre teste, però per rimanere un pochino nel nostro ambito, noi abbiamo adesso il Dipartimento dello Sport a Presidenza del Consiglio, il CONI, Sport e Servizi, ognuno di loro in teoria si muove in un ambito diverso, ma nella realtà ci sono chiamiamoli dei coni d'ombra, dove invece questi movimenti sono comuni e si creano delle complicazioni, delle malintendimenti e anche delle inefficienze. Noi invece abbiamo bisogno di idee chiare, ossia di quali sono le regole sportive che governano l'attività sportiva, chi le deve applicare e chi soprattutto le deve subire da una parte e interpretare dall'altra. Questo è importantissimo perché c'è, nel giudizio in particolare, c'è una situazione per cui noi siamo una federazione sportiva nazionale che è una costola del CONI, ma ci sono altri personaggi che operano nello stesso campo senza essere riconosciuti dal CONI e senza che nessuno gli dica che non lo possono fare. Certo. Allora, in Italia è il paese del tutto e del contrario di tutto. Va tutto bene, perché poi ci siamo abituati, ci sappiamo come muore. Ma ci sono delle cose che qualcuno deve decidere se possono essere o non possono essere fatte. A proposito di quando le cose, diciamo, non vanno bene, eccetera, vi faccio vedere il video del nostro congresso, che è il 44esimo, 45esimo congresso che abbiamo fatto sul lago di Iseo, non sul lago di Como, del Ramo, sì, dall'altra parte un po' più lontano, dove purtroppo non sono potuto venire, che è diverso. Hai voluto farci risparmiare, mettiamo così. Va bene, dai. Abbiamo in linea, tra l'altro, il presidente Giancarlo Cogliotassis, che è il presidente del Wo Jiu Jitsu Italia, sì. Eccolo lì. Ciao Giancarlo. Detto mister Prosecco. Dicevamo, saluti a tutti, buonasera, buona giornata. Video, almeno qualche minuto, andiamo col video del congresso, così poi facciamo quattro chiacchiere a tal senso.
Carlo Presidente, mi senti? Sì, 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 ti sento, ti allora, sento. Dato che gira, mentre il video gira senza l'audio, vuoi parlare un attimo del nostro congresso, cosa abbiamo fatto, spiegando al nostro Presidente della Casa del Jiu-Jitsu Nazionale, che abbiamo parlato sempre di lui, no? Eh sì. Dicevo qualcuno, parlane bene o parlane male. È mancata la sua presenza, diciamo. Mi dispiace, ma proprio veramente non sono riuscito. Però mi farò perdonare la prossima volta. Spero vivamente di sì, insomma, che ci sia la certo. prossima. Ma non solo al prossimo congresso, ma ci deve essere ai prossimi eventi che facciamo. Noi non adesso non è che alla prossima vostra occasione. Guarda, vengo sicuramente. Non è male, eh? Sì, no, direi di no. Questa è la cena di gara. Quindi sì, qui c'erano i nostri partner che sono intervenuti anche dall'estero. Avevamo il presidente della Svizzera, della World Jiu-Jitsu Kobudo Organization Svizzera, Franz Baudella. Poi avevamo Tamás Maraglai dall'Ungheria, e Hans Hag dalla Francia. E Victor. Esatto, Victor, che non mi ricordo mai il nome, dalla Russia, da, lui da che Mosca fa per il Sambo Combat. Il Sambo Combat, esatto, che era in tuta mimetica, sembrava un militare. L'ho visto prima, sì. Sì. Persona molto in gamba, conoscerai. Qua vediamo alcune fasi, il professor Gordiani, Gianfranco Camerini, il maestro Vismara, che era intervenuto con il suo gruppo del lavoro, diciamo così, cross training, no? Il nostro presidente internazionale Dirk Klok dall'Olanda. Ecco, poi siamo andati a fare una visita a una chiesetta lì vicina. E poi la visita ad una cantina sul Bresciano, ci troviamo in Franciacorta. E lì. Hai preso una Franciacorta? Beh sì, siamo andati proprio in Franciacorta. Ci è toccato andare anche a bere. Avete fatto questo grosso sacrificio. Sì, esattamente, non volevamo andare. sai, pane e salame, certo. Hai capito, prosciutto, cioè tutte quelle cose che noi non volevamo. Proprio perché siamo tutti a dieta. Ecco, questo è stato il nostro congresso. Bene, e bello. Il logo che abbiamo presentato è, diciamo, i cinque loghi dei cinque continenti che diventano il logo con la rosa Camuna, perché Iseo è nella valle dei Camuni, certo. Quindi abbiamo cercato di dare un colpo alla botte e non al cerchio. A proposito del discorso Regione Lombardia, abbiamo... Sì. Ci ha mandato la lettera abbiamo richiesto, diciamo, un supporto, è stato accettato ma mancano i soldi. E quindi, però mi ha detto già, chissà come mai, ha detto già Rossi, che è l'assessore delle grandi iniziative, dice: Bertoletti, non mi dire niente che te lo rifinanzieremo. Ecco, la premessa, non mi dire niente, perché sono timido, tu lo sai. Allora, dato che abbiamo parlato del congresso, adesso, caro Presidente, ci hai parlato del discorso della Commissione. Sì. Parlaci un po', programmi a breve termine. Sì, ecco, velocemente. Esattamente. Termino velocemente il discorso della Commissione. A fianco di queste cinque persone, quindi queste persone che vi ho detto prima, che copriranno un ruolo politico-gestionale, quindi caleranno nell'ambito del giudizio quelle che sono le obiettivi della federazione, gli obiettivi strategici della federazione declinati nel campo del giudizio, abbiamo creato i gruppi di lavoro che li stiamo implementando, quindi stiamo terminando di farli. Questi gruppi di lavoro che cosa sono? Sono il braccio operativo.
il braccio operativo dell'attività del jiu-jitsu in Italia, l'attività Filcam naturalmente, e quindi sono tarati da tecnici specialisti nell'ambito del loro singola interesse. Quindi abbiamo fatto un gruppo di lavoro ufficiali di gara che si interesserà dell'arruolamento, formazione e crescita degli ufficiali di gara. Poi abbiamo un gruppo agonistico che si interesserà di individuare quelli che sono gli elementi validi, quindi le famosi atleti da ranking list, chiamiamoli così, e che cosa faranno? Faranno l'ossatura di quella che sarà la rappresentativa nazionale italiana. Quindi seguiranno questi atleti, cercheranno di migliorare in collaborazione con le singole palestre la loro preparazione, in modo da prepararci a quel compito internazionale agonistico che speriamo il più velocemente possibile ci spetterà. Poi abbiamo il gruppo tecnico che sarà occupato della realizzazione di quello che tu mi hai chiesto, che è la realizzazione della casa del jiu-jitsu, dal punto di vista degli stili, della tecnica. Quindi stiamo più che creando, perché l'avevamo già creato, ma siamo a sistematizzare tutti i singoli stili che sono presenti in federazione, dandogli un contenuto tecnico e quindi facendo una guida didattica di ogni singolo stile, creando all'interno dello stile, ovviamente in collaborazione con lo stile, non vogliamo imporre, ma è lo stile stesso che ci comunica quelli che sono i suoi riferimenti, quindi il capo di ogni scuola, chiamiamolo così, con i suoi collaboratori, l'attività didattica e quelli che sono quindi legati a queste cose, tutte le prosecuzioni di carriera tecnica nell'ambito della federazione, proseguendo il suo cammino nell'ambito di ogni stile. Quindi stiamo finendo di rinnovare le normative relative all'acquisizione dei DAN, quindi degli esami, le normative relative all'acquisizione delle qualifiche e quindi i corsi da aspirante allenatore, allenatore, istruttore maestro, quindi la guida didattica che è uguale per tutti per quanto riguarda la parte teorica, ma è calata nel singolo stile per quanto riguarda la parte pratica, mantenendo l'assoluta autonomia di stile per quelli che lo praticano. Quindi non ci saranno stili, non dico migliori, ma principali o stili secondari. Ci saranno gli stili. Ognuno farà il proprio stile e nell'ambito di quello stile proseguirà la sua carriera. Come dovrebbe essere, tra l'altro. Esatto. E tutto questo, ecco quello che sta facendo il gruppo, sta creando le regole comuni. Quindi come si fanno gli esami, quali sono i tempi per acquisire i DAN, quali sono le metodologie didattiche e i tempi per acquisire le qualifiche, come debbono essere organizzati, ripeto, gli esami, ma non soltanto da un punto di vista se fanno ogni 3 anni, certo, ogni 4 anni, ogni 5 anni, ma anche proprio che cosa si fa nell'ambito dell'esame, quali sono gli elementi comuni a tutti gli stili, che diventano la base comune per tutti quanti. Bene. Abbiamo individuato la difesa personale, dimostrazione di difesa personale, e le tecniche, i famosi Kion, che sono uguali per tutti, quindi le tecniche base e la difesa personale sono uguali per tutti gli stili. Dopodiché ogni stile ha la sua componente nella quale si esprimerà. Perfetto. E questo è il gruppo di lavoro tecnico che lo sta realizzando. Ti tolgo un attimo, perché tu sei come Gordiani, quando ti diamo il microfono in mano partite per la tangente. Dato che abbiamo Giancarlo Cogliotassis, che sarà il nostro referente per quanto riguarda il jiu-jitsu, lo vuol jiu-jitsu. Bene. Io ormai ho 7.000 anni, quindi mi devo mettere... poi ne parliamo. Dico È inossidabile. E dato che hai organizzato, Giancarlo, quel bellissimo, ottimo stage a Ceggia, che adesso mettiamo un attimo con la presenza del presidente del Comitato Veneto, giusto? Ricini. Certo, Giosuè Ricini. Quindi diamo una scorcia all'operazione Ceggia e tu parlaci di questo. Fai vedere che io parlo sotto, diciamo, ecco. Cioè, che il presidente del Veneto, Giosuè Ricini, ci sostiene molto su questa iniziativa. Quindi io sono qui anche per ringraziarlo di tutto quello che fa lui per noi. E
Quindi noi non ci siamo fermati comunque dal lago di Iseo. A causa della pandemia, purtroppo, come tutti sanno, ci sono state molte defezioni, sia per quanto riguarda gli atleti, i ragazzi, che anche certe scuole che hanno chiuso. Purtroppo, non ci si può far nulla con questo. Però noi siamo andati avanti. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio. A Ceggia abbiamo il 6-7 novembre abbiamo fatto uno stage di 2 giorni. Ecco le immagini, alcune immagini di dove hanno soggiornato i nostri ospiti. Avevamo 16 ragazzi atleti che venivano dall'Ungheria, 5 che venivano dalla Svizzera e gli altri erano tutti dai gruppi liguri, umbri e in genere italiani, insomma. Anche Roberto De Ronzi è venuto Roberto De Taranto. Ronzi, Da Taranto, sì. Taranto, da Taranto. Ecco qua vediamo Gonzales, Cristian Gonzales che è Il il cavaliere dei tecnico Templari che ti ho detto. sì, la chiesa. svizzero. Questa è una chiesetta dei Templari che si trova vicino a Ormelle, Treviso. Vediamo Gianni Ronchini, Lorenzo Milano, Spartaco. Ecco, questo era il Spartaca. gruppo in cui abbiamo fatto visita a questa chiesa, insomma, che è una chiesa sconsacrata dei Templari, molto vecchia. Comunque è stata ricostruita negli anni e poi adesso è così. Abbiamo fatto poi un altro giro in un'altra chiesa dove ci sono degli affreschi, che poi vedremo di seguito. Eccoci qua mentre stiamo parlando un po'. Il tempo E è quello. aspettiamo di farci una bevuta perché naturalmente, sai, qua siamo in Fa zona freddo lì. Prosecco. Sì. No, giornata bella, una bella Sì, però giornata. è il Sì, beh, clima. insomma, poi insomma, l'aria di mare lì arriva, l'umidità. Eccoci qua. Prosecco, Beh, naturalmente. Qua naturalmente. naturalmente siamo in terra del Prosecco, non può mancare, E poi prosecco di casa con gli Odassi, tra l'altro. eh. Che è Certo. una garanzia. Ecco, qua ci siamo trasferiti in un'altra chiesetta vicina, dove ci sono dei magnifici Affreschi del 1300, affreschi, sì, 1400, esatto. quindi Questi sono dei dépliant che parlano della Chiesa. quindi avete coniugato sport e cultura. Sport certo, sempre. e cultura che vanno sempre, D'altra sempre a parte anche i braccetto, giapponesi mettiamo. dicono che è cultura e tecnica camminano insieme, bum bum itai, quindi noi cerchiamo di adeguarci al nostro piccolo, no? Perché Certo, ormai questa è importante era sede dello stage. dello stage. Avevamo 4 aree di lavoro più un'area solo per la spada. Eravamo una sessantina il primo giorno, il sabato pomeriggio e poi eravamo circa 75 la domenica mattina, nonostante il Covid, che purtroppo, come abbiamo detto, ci ha frenato molto. E Però spazio alle diciamo donne. che Lei è Nora. ungherese, Nora, è con noi da tanti anni, ha veramente molto feeling sul tatami. Ogni area era contrassegnata, eccetera, per le varie attività. E all'apertura di domenica è venuto Ricini, che ha portato un saluto.
Sì, me l'ha detto. E ha regalato una cravatta federale a Giancarlo. Bene. Non gliel'ho ancora rubata, ma... ma non mi... ce l'hai? Sì, 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 sto scherzando. Adesso finisce l'argomento della commissione, sì, perché sono curioso dei gruppi di lavoro, come adesso, gruppi di lavoro avete fatto, cioè come ruotano questi gruppi di lavoro intorno a te? Allora, abbiamo stabilito nella riunione che abbiamo fatto, ossia io ho declinato quella che era la mia visione, sì, ed è questo. Nell'ambito della Commissione abbiamo assegnato, non in via esclusiva, ma in via prioritaria, delle competenze a cui far riferimento i referenti dei gruppi di lavoro. Quindi abbiamo individuato un membro della Commissione che fa da punto di riferimento a questi gruppi di lavoro. E chi sarà? Non colloquiano soltanto con tutta la Commissione, sì, ma colloquiano per quelle che sono le necessità di tutti i giorni, quindi sì, un parere, una richiesta, un problema, con una persona della Commissione che si prende l'incarico di fare da intermediario con la Commissione stessa. E abbiamo pensato di suddividere questi compiti fra i membri della Commissione in maniera da focalizzarsi su ogni singolo problema, su ogni singola tipologia di attività, e non caricare la Commissione di tutti quanti i problemi che potrebbero nascere uno da una parte e uno dall'altra, e quindi poi dopo potrebbero creare più che altro della dispersione. Guarda, Aderon ti è scappato. Lui è sempre usa d'abitudine il suo Kegogi, è sempre fuori ordinanza. Questo dura tutta la vita. Sì, no? Da sempre, io sempre. Visto questo. Lui è così, non si può cambiare. Sì, sì. Ecco, qui la domenica mattina, quando aspettavamo Erissini, gli abbiamo regalato il logo grande da portare ai nostri colleghi. Regali per tutti, diplomi per tutti. Prima c'è una cintura nera, l'abbiamo consegnata, eccola. Succede anche a noi, eh? Uno. Vabbè. Di questi tempi, col Covid lì. Insomma. No, ma le attività stanno riprendendo adesso, quindi certo. Prima di arrivare a fare gli esami ci vuole un po' di tempo. Bisogna prepararsi, chiaro, immagino. Chiaro. A proposito di attività, non ci siamo fermati a Ceggia, siamo già la settimana dopo, eravamo già a Chioggia, sotto Maria di Chioggia. Sempre in Veneto. E abbiamo fatto uno stage, un seminario in collaborazione con la Yudansha Kobujutsu, che prima era con sede a Toronto, e Giovanni Di Meglio, che è, diciamo, tra l'altro vice sindaco di Chioggia, non di Chioggia, ma di Sottomarina, Cervignano, Friuli, sì. Friulano. Bene. E adesso vediamo se la regia ci manda avanti Chioggia. Ecco Chioggia. E anche qui abbiamo avuto... Quanta gente avevamo sabato, Gianchi, e domenica? Beh, qui avevamo addirittura... hanno lavorato con i bambini che avevano degli handicap, ragazzi... avevano un bel gruppo, una quindicina di ragazzi che... avevano dei problemi, praticamente, e loro adesso non ricordo più il nome del loro gruppo. Comunque erano diversi, in tanti, e eccoli qua davanti, gli Special Olympics Game, tutti questi ragazzi che hanno delle problematiche, e quindi
Hanno fatto un bellissimo lavoro. Andrea Pozzato, che è il maestro che insegna a Chioggia, ha fatto veramente un bellissimo lavoro, diciamo. Poi siamo stati trattati in un bene incredibile, un grandissimo, bellissimo albergo, diciamo, ecco, da 5 stelle. Qua c'è il sindaco, l'assessore, l'assessore dello sport, del Giovanni Di Meglio e Andrea Pozzato, che è l'organizzatore dell'evento. Vedi, tutte le settimane siamo in battaglia. Sì, no, vedo che siete ripartiti alla grande. Cioè, diciamo che per seguire la tua commissione, che tu presiedi, e tutte le attività, eccetera, dobbiamo inculcare nella testa dei nostri che cosa? Che c'è la casa del giudizio nazionale. Certo. E quindi non c'è come dirglielo così apertamente, buona. No, così giusto. Non possono dire, ma io non ho seguito la trasmissione, non ho letto la circolare, no. Repetita Juve direttamente. Allora, quella che è la mia esperienza in questi ultimi 4 anni trascorsi, sì, questo inizio di secondo quadriennio, quando abbiamo cominciato l'altro quadriennio a parlare della casa del giudizio, sembrava che stessimo parlando di qualcosa che... Sì, il panico, panico. Non si è capito bene di che cosa ci stesse parlando. E sono stato veramente contento dell'incontro che avete avuto con il delegato, con il fiduciario regionale della Lombardia, con Vittorio Dalbon, il quale vi ha parlato della casa del giudizio. Cioè, è venuto, è cosa che in Lombardia della casa del giudizio non c'era nessuno che sapesse niente. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che finalmente è una realtà il fatto che, non tanto che la casa sia una realtà, perché lo era già prima, ma è una realtà il fatto che la gente ha capito che quella casa è necessaria. Chiaro, questa è la cosa più importante e qualificante. È quello che stiamo facendo noi, diciamo direttamente, a far capire che tutte le problemi, ma una volta la federazione, io ero membro della federazione, ma poi ho dovuto abbandonare perché eccetera eccetera, tutte scusanti, lo sappiamo, è chiaro, no, quindi stiamo cercando di raggiungere gli obiettivi. Ma tutte cose valide, certo, no? Tutte cose pertinenti, il problema è che quando si ha un'attività che è un'attività divisa, c'è sempre la motivazione per dire ma non mi va bene quello. L'ultima cosa, vediamo lo stage di Cogoleto, esattamente, dove abbiamo fatto anche una piccola garetta dei bambini. Ah, bene. Ecco, adesso non so se le fotografie rendono, chiaramente con cerchi, non il cerchio di fuoco, no? Cerchio normale, sì, no? E i genitori erano veramente... Hai fatto un percorso, percorso di abilità. Esattamente, e abbiamo 25 bambini. Di domenica, sabato hanno fatto lo stage grande, vero Giancarlo? Ci sono. Al seminario di sabato quanti eravate? Eravamo anche lì una cinquantina praticamente. E il seminario era stato fatto anche qui. L'evento è stato fatto da Italo Francucci, dei gruppi divulgatori Jiu-Jitsu, e l'abbiamo fatto il 20 e 21. Il sabato abbiamo fatto lo stage e la domenica abbiamo fatto una garetta dei bambini. La garetta che loro chiamano Accademia, il percorso. Sì. Adesso, mentre ci togliamo un attimo il giudizio e diamo il via all'operazione Vivi Sportivo, perché non dimentichiamo che noi parliamo, non vogliamo parlare solo di arti marziali, certo, vogliamo parlare di tutti gli sport, perlomeno degli sport che i giornali non parlano, questo è il concetto, visto che cosa ha fatto Mamma Rai a Tokyo, potevamo metterci una croce, eccetera. Vediamo Vivi Sportivo.
Amici di Vivi Sportivo, benvenuti al consueto appuntamento settimanale con le notizie del mondo dello sport. I medagliati Italian Team ospiti Ferrari alle finali mondiali del Mugello. Da Tokyo al Mugello, domenica 21 novembre, una giornata particolare per i medagliati dell'Italian Team, ospiti della Ferrari alle finali mondiali 2021. Ferrari corse clienti disputate sul circuito toscano. A guidare la spedizione a cinque cerchi, il segretario del CONI, Carlo Mornati, che ha salutato ai box il presidente John Elkann, l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, Nicola Boeri, Chief Brand Diversification Officer. L'Italian Team era invece rappresentata dagli ori olimpici a Tokyo 2020, nell'inseguimento a squadre Francesco Lamon e Jonathan Milan, ciclismo su pista, gli argenti Manfredi Rizza K1 200 e Mauro Nespoli, tiro con l'arco, e le medaglie di bronzo Abram Coniedo, lotta per i 97 kg, Stefano Oppo, canottaggio doppio PL e Antonino Pizzolato, sollevamento pesi 81 kg. Gli azzurri hanno assistito alle finali dopo un tour del paddock e la visita all'esposizione della Rossa. Sono scesi in pista con i bolidi del Cavallino, concludendo così una giornata speciale che la Ferrari ha concesso loro per ringraziarli delle emozioni che hanno regalato a tutti gli italiani. Taekwondo. Un europeo da protagonisti, 14 le medaglie per gli azzurri. Pioggia di medaglie per gli azzurri impegnati all'europeo di forme freestyle. Il bilancio totale dell'Italia è ben di 14 medaglie conquistate, di cui 2 ori, 4 argenti e 8 bronzi. 3 giorni di gare e di diversi titoli europei in palio da assegnare. I presupposti per disputare un grande evento c'erano tutti e l'Italia, ancora una volta, ha risposto presente presentando in gara ben 28 azzurri impegnati nelle diverse categorie e in 2 specialità diverse, le forme e il freestyle. Una kermesse indetta dalla World Taekwondo Europe, che ha visto impegnati alcuni tra i migliori atleti del panorama internazionale delle 2 specialità. Il direttore tecnico Andrea Notaro, oltre a seguire i ragazzi, si è anche messo in gioco nella categoria Under 60, conquistando la medaglia di bronzo. Karate, campioni del mondo. 7 medaglie, 4 bronzi nel kata individuale e a squadre, 3 argenti con Marino Semeraro e Crescenzo. Arriviamo a quota 9 nel karate con l'aggiunta dell'argento del para karate. Nessuna nazione ha conquistato più medaglie dell'Italia. I ragazzi della squadra maschile di Kumite si sono laureati campioni del mondo ed è la prima volta nella storia del karate italiano. Poche ore prima anche la squadra femminile ha disputato una finale, stavolta per il bronzo, e l'ha vinta, facendo arrivare il medagliere azzurro a quota 9. Nella mattinata poi anche Mattia Allesina nel para karate ha conquistato una splendida medaglia d'argento. È un'Italia a forza 10, dunque quella del karate e del para karate, di questi campionali mondiali WKF 2021 di Dubai. Vediamo i prossimi appuntamenti in questo fine settimana. European Karate Opening Championship presso il villaggio olimpico di Lignano Sabbadoro in Italia il 26-28 novembre 2021. Difesa donna. Domenica 28 novembre dalle 9.30 alle 13.30 si terrà un workshop dedicato alla difesa con lo spray al peperoncino, aperto sia a donne che uomini maggiori di 16 anni. I partecipanti metteranno in pratica quanto appreso con le simulazioni sotto effetto adrenalinico grazie agli spray inerti e inoffensivi e uno staff di esperti docenti difesa donna guidati dagli istruttori Luca Trovato e Deborah Carravieri. 52esima Coppa Shotokan, 8 dicembre, Casale Monferrato. Palasport Paolo Ferrari, veterani d'Italia. Gara internazionale di karate tradizionale organizzato dall'Istituto Shotokan Italia. Kata e Kumite inizio gare 11.30. Passiamo adesso in chiusura agli scacchi. Volano le regine degli scacchi. Little Donne ha battuto le forti Ucraina e Armenia. Grande impresa di Olga Zimina, che ha sconfitto la campionessa di Russia, 23esimo posto invece per la squadra Open. Anche negli scacchi lo sport italiano parla soprattutto al femminile e sono le donne a emergere e a trascinare l'intero movimento, come dimostra l'esito dei campionati europei di scacchi
che si sono conclusi domenica alle terme di Katez in Slovenia. La squadra femminile, dopo un torneo condotto sempre ai vertici, ha ottenuto un prestigioso nono posto e che la impone nell'elite degli scacchi continentali. La formazione italiana, composta da Marina Brunello, Olga Zimina, Elena Sedina, Tea Gueci e Daniela Movilenau, ha sconfitto squadre sulla carta molto più forti, come Ucraina e Armenia, e ha dato filo da torcere anche alle vincitrici, le imbattibili russe. Ci è mancato davvero poco perché da quel match non uscisse un risultato davvero storico. Gli Europei Open sono stati vinti a sorpresa dall'Ucraina, seconda la Francia, terza la Polonia. Ora si avvicinano due appuntamenti importanti per gli appassionati di scacchi. La sfida mondiale tra il norvegese Magnus Carlsen e il russo Lan Lapomniachtchi, che inizia a Dubai il 26 novembre sulla distanza di 14 partite. Quindi i campionati italiani assoluti femminili e Under 20 si terranno a Chianciano Terme dal 30 novembre all'11 dicembre. Siamo in conclusione con il karate FESIC. Domenica 21 novembre si è svolto a Gambolò Pavia il primo raduno Nord Italia del settore karate tradizionale della FESIC. I docenti Michele Scutaro e Nadia Ferluga e Ludovico Ciccarelli, facenti parte della Commissione Tecnica Nazionale del settore, hanno proposto un programma specifico inerente alla specializzazione nella tecnica e nell'ambito del karate tradizionale. La maestra Nadia Ferluga ha sviluppato il Kata New Isho, il maestro Michele Scutaro ne ha curato il Bunkai, mentre il maestro Ludovico Ciccarelli ha impostato la sua lezione sul Hippon Kumite, rivisitato e diversificato. I prossimi raduni ufficiali del settore saranno a Latina il 6 febbraio, il 13 marzo a Salerno e l'ultimo weekend di giugno a Rimini, in occasione dello stage nazionale del settore tradizionale. Cari amici, per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima con gli amici di Vivi Sportivo. Eccoci di nuovo in studio. La trasmissione, l'intervista al professor Gordiani la rimandiamo alla prossima puntata perché il tempo non è galantuomo e abbiamo trovato nel nostro presidente del giudizio, della commissione giudizio della fisica, un contendente del microfono alla Gordiani. Gordiani mi ucciderà. No, tra tutte e due state uccidendo il sottoscritto. Allora, prima di concludere... Non credo proprio. Sapete che io sono il timido della situazione. Per concludere, settimana scorsa, sabato, sono stato al Campionato Italiano dei Taekwondo della FITA, a Busto Arsizio. E con grande sorpresa... Dalla Corea hanno mandato anche un team dimostrativo per mezz'ora di dimostrazione. Un grande spettacolo, veramente un grande spettacolo. Ma la cosa più importante, questo è l'anno veramente del Taekwondo. Cioè, oltre alla medaglia olimpica di Vito Dell'Aquila, che io ho intervistato per Samurai prossimamente, oltre ai successi personali del presidente, che è stato insignito dell'Award per la miglior federazione operativa per il Taekwondo. Il Taekwondo proprio in questi giorni ha anche siglato una particolare amica con il Vaticano. Hanno già il Taekwondo aveva fatto una iniziativa molto interessante sul discorso Nord e Sud assieme, cioè Nord Corea, Sud Corea e così via, e che i Gogi neri e che con i bianchi. Quindi il Taekwondo ufficialmente ormai è in Vaticano. Quindi il Vaticano si appresta con i cinque sport, con l'atletica, eccetera, a diventare membro del Comitato Olimpico Internazionale. Quindi questa è la carrellata importante. Ultima, ma non ultima, abbiamo visto le foto dei mondiali che si sono svolti di karate a Dubai. Grande successo, però non ho trovato, onestamente, e ho guardato dappertutto, qualche cosa
dedicato a Pierluigi Schieri, CT, che chiude la sua carriera. E dal 1979 Pierluigi Schieri a oggi, insomma, ha dato greco alla federazione. E mi sembra, in un certo senso, non dico un surpluso, ma una mancanza perlomeno di gentleman agreement per colui che ha portato questi risultati. Tokyo, Tokyo, non dimentichiamo l'oro di Busà e non dimentichiamo adesso il mondiale. Dico bene, Antonio? Sì, sì, io penso che il professor Schieri abbia segnato un'epoca per quanto attiene il karate nell'ambito FILCAM e non soltanto, in quanto l'apporto del professor Schieri è stato un apporto innovativo, ha portato delle... ha stravolto il metodo di allenamento, ha stravolto proprio la prospettiva nella quale allenare gli atleti, è andato a cercare dei dettagli che prima nessuno aveva mai curato, quindi è stato una persona che ha aperto una strada. Dato che il tempo non è galantuomo, gli facciamo noi gli auguri. Gli auguri gliel'abbiamo fatti, e c'eri anche tu, personalmente, fatti assieme, esattamente, a Cesenatico. Glieli rifaccio molto volentieri e penso che a breve tempo la federazione sicuramente avrà sicuramente un gran pensiero nei suoi confronti. Sì, sicuramente, molto bene. Allora, ringraziamo il nostro ospite Antonio Amorosi. Grazie a voi. Che prossimamente sarai qua con noi, e di riflesso salutiamo anche Giancarlo Cogliottasi, che sta preparando il prosecco per Natale e Capodanno. Bene. Giustamente, ecco, e saluto, vediamo, saluto. Vediamo, ciao, ciao, vi ricordo la trasmissione, siamo su Well TV, canale 68 bottone rosso e Sky 810. La frase di chiusura: non indietreggiare. E questo è il punto debole su cui devi ancora lavorare. Yukio Mishima. Mishima non era stato, è stato un grande personaggio, è stato addirittura proposto per il Nobel. Mishima nel 1970, a 45 anni, viene richiamato per la sua dedizione del nazionalista. E a un certo punto decide di suicidarsi. Fa seppuku in televisione, eccetera, sperando di muovere lo spirito del vecchio Giappone. Ma invece è morto lui, ma lo spirito è finito anche quello. Purtroppo. Quindi diciamo che questo, leggere Mishima, è sempre molto interessante. Noi vi ringraziamo. Grazie ancora Antonio. Grazie, grazie a te. Adesso spazio. Facciamo il posto spazio alle donne, giusto, con Lia e Luciano Rocca, nonché con una ospite di cui vi lascio indovinare. Grazie, buon samurai a tutti.